Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e, stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, volume 11, 8 marzo 1914. Gesù consola Luisa ammalata manifestandole altre verità sulla sua Divina Volontà. Figlia mia, l'anima che sta nella mia volontà può dire di tutto ciò che faccio, tutto questo è mio. E ciò perché la volontà dell'anima che a me si è data sta tanto immedesimata con la mia, che tutto ciò che fa la mia volontà lo fa lei. Sicché vivendo e morendo nel mio volere non c'è bene che con sé non si porti, perché non c'è bene che la mia volontà non contenga. E di tutti i beni che si fanno dalle creature, la mia volontà è la vita. Onde, morendo a questa vita, l'anima nella mia volontà si porta con sé le messe che si celebrano e le preghiere e le opere buone che si fanno, perché tutte sono frutti della mia volontà. E ciò è molto meno a confronto dell'operato stesso della mia volontà che l'anima con sé si porta come suo. Basta un istante dell'operato della mia volontà per sorpassare tutto l'operato di tutte le creature passate, presenti e future.
Sicché l'anima, morendo nella mia volontà, non c'è bellezza che la pareggi, né altezza, né ricchezza, né santità, né sapienza, né amore. Nulla, nulla le si può paragonare, nulla la eguaglia. Sicché l'anima che muore immedesimata nella mia volontà, nell'ingresso che farà nella patria celeste, non si apriranno solo le porte del cielo, ma tutto il cielo si abbasserà per farla entrare nel celeste soggiorno, per fare onore all'operato della mia volontà che è in essa. Che dirti poi della festa e sorpresa di tutti i beati nel vedere quest'anima tutta improntata dell'operato della volontà divina? Nel vedere in quest'anima che tutto ha fatto nel mio volere, che tutto ciò che ha fatto in vita, ogni suo detto, ogni pensiero, opera, azione, sono tanti soli che la adornano, e uno diverso dall'altro, nella luce e nella bellezza. Nel vedere in quest'anima i tanti rivoli divini che inonderanno tutti i beati, e che non potendo contenerli il cielo scorreranno anche in terra a bene dei viatori. Ah, figlia mia, la mia volontà è il portento dei portenti, è il segreto per trovare la luce, la santità, le ricchezze. È il segreto di tutti i beni, non conosciuto intimamente e quindi non apprezzato né amato come si merita. Tu apprezzalo ed amalo e fallo conoscere a quanti ne vedi disposti. Un altro giorno, continua Luisa, stando soffrendo mi sentivo di non poter fare nulla, onde mi sentivo oppresso. E Gesù, stringendosi tutta, mi disse: figlia mia, non affannarti, cerca solo di stare abbandonata nella mia volontà ed io farò tutto per te, perché è più un solo istante nella mia volontà che tutto ciò che potresti fare di bene in tutta la tua vita. Questa meditazione è di nuovo una immensa esaltazione della volontà divina e una serie di considerazioni grosse, ecco, sul vivere in essa. Ci sono due espressioni che ricorrono, no? E l'abbiamo ascoltato: basta un istante dell'operato nella mia volontà per sorpassare tutto l'operato di tutte le creature passate, presenti e future. Ancora, un solo istante nella mia volontà è più che tutto ciò che potresti fare di bene in tutta la tua vita. Sono espressioni stupende e che danno enormemente da pensare. Prima di esse occorre però nuovamente, per la nostra meditazione, ricordare anche altre espressioni che ricorrono in questo testo. Per esempio, il termine morire: sicché vivendo e morendo nel mio volere non c'è bene che con sé non si porti. Onde morendo a questa vita, l'anima nella mia volontà si porta con sé, eccetera, eccetera, no? Sicché l'anima morendo nella mia volontà non c'è bellezza che la pareggi. Sicché l'anima che muore immedesimata nella mia volontà, eccetera, eccetera. Quindi c'è sempre, in questo mistero della volontà divina, c'è una forma, diciamo, particolare di compimento in noi, del mistero pasquale, di partecipazione ad essa. Noi sappiamo che tutti siamo stati battezzati, lo scrive già San Paolo e ce lo insegna la Chiesa, nella morte e risurrezione di Cristo, perché morti al peccato potessimo camminare in una vita nuova. Sappiamo anche che il peccato è l'atto per antonomasia della volontà umana, e intesa in senso, mi si passi l'espressione, dispregiativo, quindi non in senso naturale. Vedete, per la volontà umana, ecco perché bisogna fare sempre attenzione ai vari livelli, è un po' come
mondo nel Vangelo di San Giovanni, cosmos. Allora, quando Gesù dice il principe di questo mondo, chiaramente non sta attribuendo carattere malvagio al pianeta Terra, d'accordo? Perché l'ha creato lui. Ma dire principe di questo mondo vuol dire parlare del mondo appunto che giace sotto il potere del maligno, quindi il mondo lontano da Dio, il mondo contaminato dal peccato, il mondo corrotto. Ecco, però il mondo, sempre nel Vangelo di San Giovanni, si trova anche nell'accezione positiva, appunto mondo come in realtà creata da Dio, che in quanto tale è buono, no? Poi addirittura cosmos può identificare non soltanto, diciamo, il mondo inteso come pianeta Terra, ma addirittura l'universo intero, no? Quindi c'è questo triplice livello di interpretazione, no? Così con la volontà umana in quanto tale è una facoltà spirituale meravigliosa che ci rende immagine di Dio, ma nell'accezione comune che se ne fa negli scritti è la volontà in quanto, ecco, contaminata dal peccato e comunque dal tarlo della colpa d'origine, che è quello di agire autonomamente, indipendentemente da Dio, no? Quindi se uno ci fa attenzione, ecco perché anche gli atti indifferenti possono essere santificati nella divina volontà. Perché? Perché anche il gesto del respirare, se uno studia un pochino di teologia, io lo compio perché c'è la divina provvidenza che, mantenendomi nell'essere, mi sta facendo respirare. E se io porto questo respiro nella divina volontà, d'accordo? Quindi dico, vieni divina volontà nel mio respirare, che cosa faccio? Riconosco questa verità di fede e riconosco che anche il mio respiro, che sembra un atto autonomo e indipendente, ma in realtà non lo è, lo riconosco come tale. Cioè l'autonomia e l'indipendenza in realtà non esistono. Io ora sono vivo, sto parlando, sto meditando, sto respirando, dice San Tommaso d'Aquino, non soltanto perché Dio mi ha creato, d'accordo, ha creato la mia anima, ma perché in questo momento mi sta mantenendo nell'essere. Se la meditazione fosse, come spero, significativa e fruttuosa, significa semplicemente, ecco, che lo Spirito Santo dentro il mio cuore sta risuonando, la voce di Gesù sta risuonando. Io lo spero, chiaramente, nessuno può esserne certo, no? Ecco, perché per esempio quando vediamo, quando sentiamo una bella predica o sentiamo una bella catechesi, mai incensare il predicatore o il catecheta. Ma bisogna riconoscere, anche qui per il principio della non indipendenza, possiamo chiamarlo così, che in quel catecheta o in quel predicatore sta parlando Dio, perché è così veramente. Quindi noi sappiamo che tutte quante le verità di fede sono, dice San Tommaso, inevidenti, cioè l'evidenza, o meglio il proverbio dice l'apparenza, apparenza o evidenza in questo caso sarebbero sinonimi, cioè ciò che appare e ciò che sembra. Assolutamente, capite? Cioè, io non ho percezione del fatto che in questo momento Dio mi mantiene nell'essere, ma è così. Ecco, ci sono delle altre, anche delle piccole realtà naturali che ci aiutano in questo, no? Cioè, io adesso sono vivo perché il mio cuore sta battendo, ma io non penso durante la giornata. Cioè, questa è una cosa che funziona in automatico, non serve che io ci pensi, ma se il cuore si ferma e dice, cessa di battere, io muoio, d'accordo? Lo sanno bene, insomma, le persone che hanno avuto un infartuato, insomma, no? Che hanno visto morire e all'improvviso un infartuato. Ecco, quindi San Paolo scrive nelle sue lettere: ogni giorno io affronto la morte. L'espressione dice: ma che significa? Che lo vogliono ammazzare? No, è la morte della nostra pretesa di essere autonomi e indipendenti. Vedete, la volontà umana, come dire, ha il suo vertice, il suo clou nel peccato, che è l'atto massimo, diciamo così, no? Di separazione da Dio. Però, ecco perché si vive nella divina volontà e si deve imparare a fare tutto nella divina volontà, ma proprio tutto, tutto, tutto.
Gesù negli scritti anche qui esorta a non lasciare fuori nulla, nulla, nulla. Perché? Perché è così, cioè tutto quello che è, si muove e vive, vive e si muove nella consistenza, diciamo così, del Fiat Supremo, tutto, capite? Addirittura, come dire, il male, che è abominio agli occhi di Dio, ma il male è possibile perché la creatura che se ne fa agente vive in Dio, direbbe San Paolo, quindi, cioè sorretta nell'essere dalla potenza del Fiat, altrimenti non lo farebbe. Ecco, allora, il vivere nella divina volontà vuol dire riconoscere tutto questo e quindi cominciare a bandire, ecco perché a morire, il principio dell'autonomia e dell'indipendenza. Ecco perché da un punto di vista ascetico è così tanto importante, ed è una fonte di grande aiuto, la virtù dell'obbedienza. Sappiamo dai maestri di spirito, l'unica che ci pone al riparo 100% dalle insidie del demonio, perché la nostra volontà concepita, che è purtroppo campo di battaglia, perché dentro la nostra volontà ci soffia in continuazione il demonio. E questa meditazione sta andando un pochettino su alcuni presupposti, ma forse questo Dio vuole, no? Allora, San Tommaso d'Aquino afferma che il demonio non ha nessun potere su di noi, nulla. Dio sì, può fare di noi qualunque cosa in qualunque momento, ma il demonio no. L'unico modo con cui il demonio può entrare in noi, può diventare il pilota dei nostri pensieri e purtroppo l'agente nefasto della nostra vita, è solo uno: se riesce a indurre coscientemente la volontà al peccato, alla tentazione. E a volte per fare questo, cioè il demonio purtroppo è un essere totalmente corrotto, con le anime grossolane le tenta al peccato, con le anime raffinate, e vi assicuro io di questa esperienza ce ne ho non poca, le tenta con le cose buone, purtroppo, facendo fare, diceva Sant'Alfonso, male e il bene. Perché, come abbiamo già visto in altre meditazioni, se una cosa buona da te Dio non la vuole, tu quella cosa non la devi fare, nonostante la sua bontà. Altre volte li tenta con l'eccesso nel bene e tante altre cose, no? Quindi ecco perché Gesù ricorre in continuazione al termine morire, morire, morire nella mia volontà. Perché è un processo di espropriazione di sé. E di abbandono, notare l'ultimo passaggio, quindi Luisa soffre, stava in un momento di sofferenza, si sente oppressa, Gesù dice, abbandonati nella mia volontà ed io farò tutto per te. Quindi il fondamento anche della pace profondissima che è il distintivo dei figli del divin volere, questo stato, diciamo così, di abbandono fiducioso, in cui si vive e in cui ci si trova, e anche la conseguenza di questa santissima morte del nostro volere umano proprio, di cui dobbiamo liberarci, che porta questa immensa pace, perché si muore per risorgere. San Paolo dicevo che scrive per il battesimo, siamo stati sepolti con Cristo nel battesimo per risorgere con lui alla vita nuova. Ecco, noi dobbiamo fare in questo senso dobbiamo fare il funerale, diciamo così, no? La nostra volontà umana intesa come volontà peccaminosa, perché la nostra volontà possa risorgere in stato di perpetua e continua unione e fusione con quella divina. Ecco, e Gesù qui esalta, diciamo, la grandezza, l'importanza di questo, della divina volontà, e lamenta che questo dono non è conosciuto intimamente, quindi non è apprezzato e non è amato come si merita.
e occorre farlo. Tu apprezzalo ed amalo e fallo conoscere. Facciamo attenzione a quanti ne vedi disposti. Non si danno, dice Gesù nel Vangelo, le cose sante ai cani e le perle ai porci. Quindi questo dono va condiviso con le persone che troviamo ben disposte. Chi è una persona che troviamo ben disposta? Una persona che vuole diventare santa. Perché, come abbiamo ascoltato, e questo è uno dei passi belli, insomma, di questi scritti, la mia volontà è il portento dei portenti. Il segreto di tutti i beni, il segreto per trovare la luce, la santità, le ricchezze. Quello che Salomone scriveva nell'elogio della sapienza, dice: oh, quanto ho amato e bramato la sapienza, l'ho preferita ad ogni altra cosa al mondo, ad ogni possesso di bene e di ricchezze, la bramai e l'amai più della salute e della bellezza, stimai un nulla tutto l'universo al suo cospetto. Ecco, noi dobbiamo prendere e traslare tutto questo alla divina volontà. La frase che poi viene affermata sempre nel libro della sapienza: insieme con lei mi sono venuti tutti i beni. È il segreto per trovare la luce, la santità, le ricchezze. Qui Gesù non lo specifica, adesso è evidente che non bisogna fare le applicazioni grossolane, no? Cerco la divina volontà per diventare materialmente ricco, questo sarebbe veramente una cosa grossolana, ecco. Però bisogna essere consapevoli che nella fusione e nell'unione con essa vengono insieme con essa tutti i beni: la luce, la santità e le ricchezze. Bellissime anche le considerazioni del transito dell'anima che vive la divina volontà, del passaggio dalla terra al cielo. In una parte degli scritti molto belli, veramente impressionanti, Gesù rivela che gli atti compiuti nella divina volontà non sono soggetti al giudizio particolare, evidente, se sono realmente atti, però compiuti nella divina volontà, perché Gesù dice sono atti divini, d'accordo, è un atto divino, non può essere cattivo, e Dio non giudica se stesso, capire? Quindi e spiega come chi vive veramente la divina volontà è impossibile, d'accordo? Impossibile che passi per il purgatorio, è impossibile. Ed è la verità. Quindi le persone che hanno paura del purgatorio, che si preoccupano di prendere tante indulgenze e fare tante penitenze, attenzione, cose che si ribadisca, bisogna fare. Ecco, anche perché nessuno può sapere con certezza, l'abbiamo visto tante volte, che sta vivendo nella divina volontà, che è entrato nel regno della divina volontà. Noi dobbiamo soltanto con certezza sapere soltanto il nostro nulla più il peccato. Quindi l'unica certezza vengono dalla santa umiltà che ci fa stare bassi. È certo che se uno si prova a stare in stato di fusione con continua, cerca di vivere in tutto e per tutto nella divina volontà, sempre ricordiamo in quella serie, diciamo, di impegni, no? Quindi l'esercizio di tutte le virtù cristiane, e il dialogo continuo con Dio nella giornata, no? Nella quotidianità, quando Dio ci mette davanti i suoi voleri, le croci o le cose belle, ecco, gli atti, quindi, attuali di unione, gli atti di fusione con il divino volere, i giri nel fiat creante, nel fiat redimente, nel fiat santificante, e i gesti di riparazione, il mettere il nostro ti amo in giro dappertutto, e nelle persone che ci stanno intorno, insomma, nelle persone che offendono Dio, eccetera, no? Quindi quando c'è questo impegno continuo, Gesù dice addirittura: ogni suo detto, ogni pensiero, ogni opera, ogni azione sono tanti soli che l'adornano, e uno diverso dall'altro nella luce e nella bellezza. Pensiamo sempre a Luisa che stava, ecco, stesa su un letto e apparentemente non faceva nulla, insomma, no? Eppure quanto bene ha fatto e quanto ha attirato le compiacenze dell'Altissimo. Non c'è bellezza che la pareggi, né altezza,
né ricchezza, né santità, né sapienza, né amore, nulla, nulla le si può paragonare, nulla la eguaglia. Chiediamo al Signore, ecco adesso dopo la pausa di silenzio nella nostra preghiera personale, ecco che io come sempre introdurrò, ma che può e dovrebbe essere continuata dalla preghiera personale di chi ascolta queste meditazioni, chiediamo al Signore questa grazia immensa, ecco, di poter entrare in questo meraviglioso mondo senza tornare indietro, senza scoraggiarci quando vediamo che ci sono delle difficoltà, ma sapendo che da questo veramente dipendono tutti i beni della nostra vita terrena e che se ci entriamo non tarderemo a farne esperienza e a gustarli in prima persona. O mia Divina Maria, tu conosci perfettamente la verità di questa splendida frase che Gesù oggi ci consegna. La mia volontà è il portento dei portenti, è il segreto per trovare la luce, la santità e le ricchezze, è il segreto di tutti i beni. Tu hai vissuto ininterrottamente in questo mondo e anche se la tua vita, così come quella di Gesù, è stata una vita di immolazione continua, quindi di crocifissione continua, hai però in essa gustato questa realtà, ininterrottamente, godendo della divina amicizia, godendo, come giusto, delle divine consolazioni e in grado estremo, ecco, e della pace così profonda che ti caratterizza appunto come regina, della pace, e che è uno dei segni più vivi e reali della tua presenza. Che dire, mia Divina Maria? Aiutaci semplicemente a comprendere la grandezza di questo dono, aiutaci a lavorare alacremente, giorno e notte, notte e giorno, perché questo dono sia parte della nostra vita. E così possiamo gustare anche in questo mondo i beni che la Divina Volontà con te porta, cioè tutti. E adveniat regnum tuum, adveniat regnum Maria, 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 adveniat regnum tuum, adveniat regnum Maria. Io direi per questa giornata di portare dentro il nostro cuore lo slogan divino insegnatoci da Gesù. La Divina Volontà è il portento dei portenti. La Divina Volontà è il portento
dei portenti. Bellissimo. Entri nel nostro cuore questa frase e diventi carne della nostra carne. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.